Giorgia Meloni arriva sul podio e allarga le braccia. Scopriamo perché. Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie. Premessa, organizzare gli eventi è una cosa difficile, complicata, ci sono tante persone che ci lavorano dietro e certe volte capitano degli imprevisti, capitano degli inconvenienti. Tuttavia, il problema dei podi, quando si parla in pubblico, quando è necessario rivolgersi a una platea, in Italia capita che si ripeta. È successo l'anno scorso a Greta Thunberg. Vediamo. I'm a bit too short, I'm not. Hello? Beh, qual è il problema in situazioni come questa? Che ci vuole più attenzione per i dettagli. Vi immaginate una situazione come quella di Greta Thunberg o come quella di Giorgia Meloni accadere per esempio in Francia con Emmanuel Macron? Cioè il fatto che debbano mettergli una pedana e che lui debba aspettare che gli mettano una pedana in tempo reale? Oppure ancora con Angela Merkel, oppure ancora con altri personaggi politici stranieri? Questi aspetti in comunicazione sono molto importanti. Se io so che c'è un aspirante premier che sta per arrivare alla mia manifestazione, o se so che c'è Greta Thunberg che sta per arrivare all'interno di un evento di portata internazionale, è importante che certe cose vengano fatte per tempo, che non si arrivi a situazioni che possono generare imbarazzo. Qui in questo caso Giorgia Meloni ha smussato bene la situazione facendo una battuta. Tuttavia è importante, è un tema di immagine coordinata della comunicazione e credo che in alcuni casi in Italia ne abbiamo ancora un pochino bisogno.